Buongiorno a tutti. Good morning. We're on the third and final part of this series about the church. Siamo alla terza e finale parte di questa serie sulla Chiesa. And this week it's go. E questa settimana il titolo è via. Let me pray for us. Preghiamo. And these are the words of a fairly old worship song. Questi vengono da un canto cristiano piuttosto vecchio. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile us to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Amen. Proclamerò la gloria del Signore risorto, che è stato ucciso una volta per riconciliarci con Dio. Per sempre tu sarai l'agnello sul trono. Mi prostrerò volentieri e adorerò solo te. Amen. In George Orwell's novel 1984, the torture chamber is labeled Room 101. Nel romanzo 1984 di George Orwell, la stanza delle torture è denominata la stanza 101. And in the UK, we've turned this into a humorous TV program. Nel Regno Unito l'abbiamo trasformato in un programma televisivo umoristico. Where famous people say the three things that torture them and deserve to go in an imaginary room 101. Si ci sono le persone famosi che dicono le tre cose che li torturano e che meritano di finire in una stanza immaginaria 101. Two of my list of three are to do with what some Christians make of our faith. Due cose che io metterei personalmente hanno a che fare con l'uso che alcuni cristiani fanno della nostra fede. The first is action songs. La prima è quella delle canzoni d'azione. I do not need to do this. Non ho bisogno di fare quello. To know that my God is big, strong and mighty. Per sapere che il mio Dio è grande, forte e potente. And the second is turning scripture into cute posters. E la seconda che metterei è quella di trasformare le scritture in simpatici poster. Non questo, questo. Ok. I don't wish to offend anyone if either of these things are to your taste, each to their own. Non voglio offendere nessuno se queste due cose sono di vostro gusto, a ciascuno il suo. But if you want to know why I object to them, ma se volete sapere perché ne sono contro, it's because they make twee and sentimental the very thing I love about my God and faith. È perché rendono banale e sentimentale proprio ciò che amo del mio Dio e della mia fede. Neither shirks from seeing things as they really are, and both are happy to get their hands dirty. Né il mio Dio né la mia fede si sottrae dal vedere le cose come sono realmente, ed entrambi sono felici di sporcarsi le mani. Life is messy. La vita è disordinata. People are messy. Le persone sono disordinate. And we have a God who left heaven to walk among the messiness. E abbiamo un Dio che ha lasciato il cielo per camminare in mezzo alla confusione. So that one day we might have in full his new creation. Affinché un giorno potessimo avere appieno la sua nuova creazione. You may recall a few weeks ago I said that church should be the safest place on earth. Forse ricorderete che qualche settimana fa ho detto che la Chiesa dovrebbe essere il luogo più sicuro sulla terra. It should also be the most convincing place on earth for where the gospel is lived out. Ma dovrebbe anche essere il luogo più convincente sulla terra dove si vive il Vangelo. Where the messiness is dealt with. Dove si affronta la confusione. And we have an example of this
in Philemon. E ne abbiamo un esempio in Filemone. So Philemon 10 to 19. Questo è versetti 10 a 19. I appeal to you to show kindness to my child Onesimus. I became his father in the faith while here in prison. Onesimus hasn't been of much use to you in the past, but now he is very useful to both of us. I'm sending him back to you, and with him comes my own heart. I wanted to keep him here with me while I am in these chains for preaching the good news, and he would have helped me on your behalf. But I didn't want to do anything without your consent. I wanted you to help because you were willing, not because you were forced. It seems you lost Onesimus for a little while so that you could have him back forever. He is no longer like a slave to you. He is more than a slave, for he is a beloved brother, especially to me. Now he will mean much more to you, both as a man and as a brother in the Lord. So if you consider me your partner, welcome him as you would welcome me. If he has wronged you in any way or owes you anything, charge it to me. I, Paul, write this with my own hand. I will repay it. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo. Un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo. Perché tu li riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io. So here's the backstory. Ecco il retroscena. Onesimus, which means useful. Onesimo, il nome che significa utile, was a slave belonging to Philemon. Era uno schiavo di Filemone. The new church in Colossae met in Philemon's house. La nuova chiesa di Colossi si riuniva nella casa di Filemone. Whereas we saw last time, the church would devote themselves to teaching and learning, worship, prayer, and the Lord's Supper. Dove, come abbiamo visto la volta scorsa, si dedicava all'insegnamento, all'apprendimento, al culto, alla preghiera e alla cena del Signore. It's very likely that Onesimus would have overheard all of this and may even have become a believer. È molto probabile che Onesimo abbia ascoltato tutto questo ed è possibile anche che sia diventato un credente. What we do know for certain is that he does something very wrong and runs away. Quello che sappiamo per certo è che fa qualcosa di molto sbagliato e scappa. And he runs away to Paul in prison in Ephesus. E va da Paolo che è in prigione a Efeso. The implication is that Onesimus actually steals from Philemon because Paul says he will repay Philemon in full. Il significato è che Onesimo ha rubato qualche cosa a Filemone perché Paolo dice che ripagherà Filemone per intero. It's here in Ephesus that Onesimus most definitely becomes a believer and living up to his name is useful to Paul, who comes to see him as a son. È qui a Efeso che Onesimo diventa sicuramente un credente e, all'altezza di suo nome, si rende utile a Paolo, che lo vede come un figlio. Now, this is where it gets interesting. Ora, qui il discorso si fa interessante.
Onesimus, as a runaway slave, will have a price on his head. Onesimo, in quanto schiavo fuggito, avrà una taglia sulla testa. And Colossae would be a dangerous place to send him back to. E Colosse sarebbe un posto pericoloso dove essere rimandato. But that is what Paul does. Ma Paolo fa proprio questo. He sends him back to Philemon as the bearer of his letter, in which he, Paul, asks Philemon to do the unthinkable and accept Onesimus back into his household. Lo rimanda da Filemone come portatore della sua lettera, in cui chiede a Filemone di fare l'impensabile e di riaccettare Onesimo nella sua famiglia. And not just that, but to accept him as a brother. E non solo, ma di accettarlo come fratello. He's not told by Paul to set him free, but to be reconciled to him. Paolo non lo dice di liberarlo, ma di riconciliarsi con lui. As N.T. Wright says, it's the new world order of the gospel as lived out by the church. Come dice il teologo N.T. Wright, è il nuovo ordine mondiale del Vangelo come sperimentato dalla Chiesa. When we meet as church, we are the house of reconciliation. Quando ci riuniamo come Chiesa, siamo la casa della riconciliazione. Reconciliation between people, but more significantly between God and people. La riconciliazione tra le persone, ma soprattutto tra Dio e le persone. In 2 Corinthians 5 we see this. Lo vediamo in 2 Corinzi 5. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and new life has begun. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. This is why we are saved. È per questo che siamo stati salvati. To make known the message of reconciliation. Per far conoscere il messaggio della riconciliazione. The great Archbishop Desmond Tutu said this. Lo ha detto il grande arcivescovo Desmond Tutu del Sudafrica. The act of reconciliation is the grace by which we enable the other person to get up, and get up with dignity to begin anew. In the act of forgiveness, we are declaring our faith in the future of a relationship and in the capacity of the wrongdoer to change. L'atto di riconciliazione è la grazia con cui permettiamo all'altra persona di rialzarsi e di rialzarsi con dignità per ricominciare. Nell'atto di perdono dichiariamo la nostra fede nel futuro di una relazione e nella capacità del malfattore di cambiare. Our message is you can be forgiven, redeemed, restored and reconciled no matter what you've done. Il nostro messaggio è che puoi essere perdonato, redento, restaurato e riconciliato, indipendentemente da ciò che hai fatto. Or think you are. O ciò che pensi di essere. And we, the church, are here to greet you into the household, just like Philemon and Onesimus. E noi, la Chiesa, siamo qui per accoglierti nella famiglia, proprio come Filemone e Onesimo. But we cannot do that sitting here. Ma non lo possiamo farlo seduti qui. We have to go out there. Lo facciamo là fuori.
God's mission always involves sending and serving. La missione di Dio comporta sempre il mandare e il servizio. First the sending. Prima il mandare. We know this as the Great Commission. Lo conosciamo come il grande mandato. With the emphasis usually on the word go, exclamation mark. Con l'enfasi di solito sulla parola andate, punto esclamativo. But I quite like how the message translates it. Ma mi piace il modo in cui la traduzione The Message in inglese della Bibbia lo traduce. I like it because too often we interpret go as going as far away as possible. Mi piace perché troppo spesso interpretiamo l'andate come un andare il più lontano possibile. But here it's go out. Ma qui è uscite. And we can all do that. E tutti noi ne siamo capaci. Matthew 28, from the Message. Dal Matteo 28, dal Messaggio. Jesus, undeterred, went right ahead and gave this charge. God authorized and commanded me to commission you. Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, making them by baptism in the threefold name, Father, Son, and Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you. I'll be with you as you do this, day after day after day, right up to the end of the age. Gesù, imperterrito, andò avanti e diede il suo incarico. Dio mi ha dato autorità e comandato di mandarvi. Uscite dunque e ammaestrate tutti quelli che incontrate, lontani e vicini, su questo modo di vivere, segnandoli con il battesimo nel triplice nome Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi istruiteli nel praticare tutto ciò che vi ho comandato. Sarò con voi mentre fate questo, giorno dopo giorno, sino alla fine dei tempi. I also like it because when it's put like this, the church feels more like a movement than a religion. Mi piace questa versione anche perché, messa in questi termini, la Chiesa sembra più un movimento che una religione. And that's exactly what the early church was. E questo è esattamente ciò che la Chiesa primitiva era. They were a catalyst for social change as well as salvation. Un catalizzatore per il cambiamento sociale e per la salvezza. In his book Dominion, the historian Tom Holland says this of the effect of Christianity. Nel suo libro Dominion, lo storico Tom Holland parla così dell'effetto del cristianesimo. A suffering God on a cross was the bomb that blew up the Roman Greco-received world order. Christianity as the story of power willingly spent on behalf of the vulnerable. Strength deployed to protect the weak. The story of the strong choosing to play the victim on behalf of the oppressed, to spare them from ignominy and shame. It's a story about how Christ's sacrificial dominion, mediated through the church's sacrificial dominion, has liberated and is liberating the Western world. Un Dio sofferente su una croce è stata la bomba che ha fatto esplodere l'ordine mondiale greco-romano. Il cristianesimo come storia del potere speso volontariamente a favore dei vulnerabili, della forza impiegata per proteggere i deboli, la storia del forte che sceglie di fare la vittima per conto degli oppressi, per risparmiare loro l'ignominia e la vergogna. E la storia come il dominio sacrificale di Cristo, mediato attraverso il dominio sacrificale della Chiesa, ha liberato e sta liberando il mondo occidentale. As the American pastor Rich Velodis says, many could care less about our good news if it's not good news leading to a better, more just world also. Come dice il pastore americano Rich Velodis, a molti non importa nulla della nostra buona notizia, se non è anche una buona notizia che porta a un mondo migliore e più giusto. Movements change the world. I movimenti
cambiano il mondo. Church services on the whole don't. Le funzioni religiose generalmente no. So maybe it's time to think about how we organize ourselves. Quindi forse è arrivato il momento di pensare a come ci organizziamo. How we meet together. A come ci incontriamo. And where we meet together. E a dove ci incontriamo. Our going perhaps needs re-energizing. Il nostro andare o uscire ha forse bisogno di essere rivitalizzato. But who are we going to? Ma da chi andiamo? In two words, the lost. In due parole, dagli smarriti. I was recently reminded, even though I preached on it just a few weeks ago, that this is Jesus' language and it's full of compassion. Mi è stato recentemente ricordato, anche se ho predicato su questo tema solo poche settimane fa, che questo è il linguaggio di Gesù ed è pieno di compassione. The lost are not people at fault. Gli smarriti non sono persone in difetto, but those seeking to come home. Ma sono coloro che cercano di tornare a casa. And how do we go? E come possiamo andare? When Jesus was asked what was the greatest commandment, he gave the expected answer of love God with all your heart, mind, soul and strength. Quando a Gesù è stato chiesto quale fosse il comandamento più grande, ha dato la risposta attesa di amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza. But then he tagged on another. And love your neighbor. Ma poi ha aggiunto un altro e ama il tuo prossimo. Loving God comes with a missional sending out. L'amore per Dio si accompagna a un mandato missionario. We go out in loving service, and as far as Jesus was concerned, you cannot do one without doing the other. Andiamo a servire con amore e per Gesù non si può fare l'uno senza l'altro. Which brings me back to what we were looking at a few weeks ago. Questo mi riporta a ciò che abbiamo analizzato qualche settimana fa. How the early church responded to the needs around them. Ovvero a come la Chiesa primitiva rispondesse ai bisogni che la circondavano. And to remind you that we are living in the middle of a loneliness epidemic. E quindi a ricordarvi che viviamo nel bel mezzo di un'epidemia di solitudine. If we put those two things together, maybe we see where our opportunity is to love, serve and share. Se mettiamo insieme queste due cose, forse vediamo dove si trova la nostra opportunità di amare, servire e condividere. How can we be anxious about keeping going while we ignore the mission field on the doorstep? Come possiamo essere ansiosi di andare avanti mentre ignoriamo il campo di missione alle porte? Let me give you a few examples to consider. Vi fornisco alcuni esempi da considerare. In the United States there is a church movement called Dinner Church. Negli Stati Uniti esiste un movimento di chiese chiamato Dinner Church, cioè Chiesa della Cena. It started in Seattle when a pastor, dismayed at his dwindling congregation, went for a prayer walk around his church. È nato a Seattle quando un pastore, che era sconcertato per la diminuzione della sua congregazione, ha fatto una passeggiata di preghiere intorno alla sua chiesa. And was surprised to hear God tell him to abandon the church building and start feeding the homeless and the needy. Ed è rimasto sorpreso nel sentire Dio dirgli di abbandonare l'edificio della chiesa e di iniziare a dare da mangiare ai senza tetto e ai bisognosi. 10 years later, there are dinner churches across the states where people come for a free meal, make friends, can ask for prayer and hear a very short message about Jesus.
10 anni dopo ci sono chiese della cena in tutti gli stati degli Stati Uniti, dove le persone vengono per un pasto gratuito, fanno amicizia, possono chiedere preghiera e ascoltare un brevissimo messaggio su Gesù. It wasn't that God wanted to close the church. Non è che Dio voleva che la chiesa chiudesse. It was that he wanted to reimagine it and reopen it. Ma che voleva immaginarla in un modo diverso e riaprirla. The church I came from in the UK does something very similar every first Thursday of the month. La chiesa da cui provengo nel Regno Unito fa qualcosa di simile ogni primo giovedì del mese. They provide a light lunch of soup and bread, and because they're British, a cup of tea. Offre un pranzo leggero a base di zuppa e pane e, dato che sono inglese, una tazza di tè. And again, there's a short message and a chance to ask for prayer. E di nuovo c'è un breve messaggio e la possibilità di chiedere una preghiera. When I lived in London, I was part of a group from several different churches and denominations that put on breakfast for people on their way to work. Quando invece vivevo a Londra, facevo parte di un gruppo di diverse chiese e denominazioni che offrivano colazioni per le persone che stavano andando al lavoro. It was a chance to start the day well and know that someone was thinking of you and praying for you as you went into that tricky meeting or faced a difficult boss. Era un'occasione per iniziare bene la giornata e sapere che qualcuno pensava a te e pregava per te mentre magari andavi a una riunione difficile o affrontavi un capo difficile. All three of these examples are about providing a service, breaking through loneliness and sharing the life and love of Jesus. Tutti e tre questi esempi riguardano la fornitura di un servizio, la rottura della solitudine e la condivisione della vita e dell'amore di Gesù. I don't know what would fit in an Italian context. Non so cosa si adatterebbe a un contesto italiano. I don't know for certain that this is what God is calling this group of believers to do. Non so con certezza se questo è ciò che Dio sta chiamando a fare questo gruppo di credenti. But I believe there are a number of things our church needs to consider in light of our circumstances and this teaching. Ma credo che ci siano una serie di cose che la nostra Chiesa deve considerare alla luce delle nostre circostanze e di questo insegnamento. I want to humbly suggest that change does not mean God has abandoned us. Vorrei suggerire umilmente che il cambiamento non significa che Dio ci abbia abbandonato. Or that what has been in the past is to be seen as a failure. O che ciò che è stato in passato debba essere considerato un fallimento. There's a season for everything, and we need to accept that. Ecclesiastes 3:1 tells us this. C'è una stagione per ogni cosa e dobbiamo accettarlo, come ci dice l'Ecclesiaste 3:1. Secondly, the church, any church, can be equally powerful and effective regardless of where it gathers. In secondo luogo, la chiesa, qualsiasi chiesa, può essere ugualmente potente ed efficace indipendentemente dal luogo in cui si riunisce. Because it's devoting ourselves to worship, prayer and learning that make us effective, and numbers don't matter. Perché è il dedicarsi all'adorazione, alla preghiera e all'apprendimento che ci rende efficaci, e i numeri non contano. For where two or three gather together as my followers, I am there among them. Matteo 18:20, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Being church is about the way we live, the way we pray, and the way we share our lives by using the gifts God has given us. Essere chiesa riguarda il modo in cui viviamo, il modo in cui preghiamo e il modo in cui condividiamo la nostra vita
usando i doni che Dio ci ha dato. 1 Peter 4:7-11. 1 Pietro 4, versetto 7 e 11. The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. God has given each of you a gift from his variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever. Amen. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.